Qui c'è un altro grande alpinista, un testimonial sport specialist, Matteo della Bordella. Dov'è? Un applauso, eccolo qua. È appena tornato dalla Patagonia, per cui gli lascio subito il microfono e gli chiedo com'è andata, Matteo. Grazie, in realtà sei tornato da un paio di mesetti, comunque sei ben tornato. È andata bene, che però non so se qualcuno l'ha già letto, magari altri no. Volevamo aprire questa via nuova sulla parete ovest della Torre Eiffel e siamo arrivati praticamente a 20 metri dall'averla aperta, cioè a 20 metri dal successo. Praticamente vedevamo la parete che spianava, il colle lì davanti a noi, eravamo straconvinti di arrivare in cima, stracarichi, eravamo già con la testa su, e poi quando sembrava tutto perfetto faccio per partire, esce un chiodo, esce un altro friend e ci siamo ritrovati tutti e due appesi solamente a un friend, a un Camelot 03, che è un friend grande così, appesi nel vuoto. Potete immaginare la sensazione di panico che abbiamo avuto, e beh, per quel giorno la cosa è finita lì. Da un lato eravamo lì e veramente rinunciare così poco è stato duro, dall'altro però super esperienza, contentissimo di essere tornato a casa, ho imparato molto, una parete, una salita veramente impegnativa che ci ha veramente messo a dura prova, ambiente duro, cioè comunque parete inviolata e abbiamo capito anche perché, insomma, basta, questo è quanto ovviamente. Facciamo un bel applauso a lui, faccio un'ultima domanda, poi diamo via questa grande serata. Impegni prossimi, futuri? Allora, impegni prossimi, intanto sono tornato stamattina in realtà dalla Corsica, mi sono fatto un paio di settimane a Scaro, un po' aprire una nuova via lì. In realtà adesso tornare in Patagonia, finire la via, però diciamo più avanti, sicuramente almeno l'anno prossimo. Invece per quest'anno avrei un grande progetto che è un mio sogno già da un bel po' di tempo, ovvero quello di andare a Yosemite per scalare il Liberal Capitan. Mi piacerebbe scalarlo bene, o da freerider, che comunque è la via tra virgolette più facile della parete, anche se comunque è molto impegnativa, cioè c'è gente, bisogna saper scalare via di fessura, è un po' un test, diciamo, del posto, oppure anche da un'altra via. Comunque diciamo che l'obiettivo, quello che mi piacerebbe, è salire questa parete, una delle più famose del mondo, in arrampicata libera. Saremo tutti con voi, insomma. Io vi lascio subito il microfono per la conduzione di questa serata e a tutti voi buona serata. Grazie mille. Allora, intanto io sarò breve nel presentare quello che è l'ospite della serata, ovvero Dave McLeod. Spero che si dica Dave McLeod, ma si riconoscerà Dave. Dave viene dalla Scozia e è molto famoso soprattutto per le sue arrampicate trad, dove per arrampicata trad si intende un'arrampicata fatta senza lo speed ma solo con protezioni veloci che si mettono e tolgono e non rovinano la roccia. È uno stile molto diffuso in Inghilterra, un po' meno da noi. Solitamente chi pratica questo stile, per ovvi motivi, visto che non è che si può mettere sempre protezioni sulla roccia, scala su difficoltà un po' più contenute rispetto agli arrampicatori sportivi. Questo non è il caso di McLeod, però, che riesce a arrivare a difficoltà top del momento, come può essere l'8C+, cioè si parla veramente di difficoltà al massimo, solo su protezioni tradizionali e con alto ingaggio mentale, cioè non una fessura dove io posso metterne quante voglio, ma si spara voli di 15 metri, cioè cose dove conta moltissimo la testa, conta moltissimo il controllo del proprio corpo, quello che si sta facendo. Questa è
il fatto del controllo mentale è forse la peculiarità più grande nella scalata di Dave, che lui ha un'altissima padronanza di questo aspetto. Infatti ha scritto anche libri sulla mente, sul controllo mentale nell'arrampicata e su quanto influisce la nostra mente. Magari ci parlerà anche di questa cosa dopo. Dave ha salito in Spagna a Margalef un 8B+, free solo, slegato, per allenarsi però per un tiro che doveva salire lui in Scozia, cioè un 8B+ free solo, che è la massima difficoltà salita al mondo in questo stile, per allenarsi per Echo Wall, che è un tiro che doveva salire lui, che è ancora più duro in realtà, nonostante ci siano delle protezioni. Un'altra delle salite, tra le salite più famose di McLeod, è Rhapsody, che è la prima via di grado E11 della scala inglese. Gli inglesi usano questo grado E, che è un mix di difficoltà e rischio della via. Per questa via Dave ha fatto anche un DVD, che tra l'altro c'è anche sul tavolo, e si vede nel filmato che si spara dei voloni pazzeschi dalla cima di questo strapiombo. È una via che è quotata circa 8C+ ed è su protezioni minime, diciamo. E oltre a questo, non dobbiamo dimenticare che Dave è famoso anche per le big wall e la scalata su ghiaccio misto. Per esempio, ci farà vedere sicuramente qualcosa della sua ultima via che ha liberato molti pitch del Long Hope, su una parete che sta su un'isola della Scozia, dove oltre all'alta difficoltà tecnica ha dovuto fare i conti con un ambiente severo, che magari non è il severo delle tempeste di ghiaccio così, ma ha avuto ben altri problemi che ci fa vedere nel video, abbastanza peculiari. E poi anche appunto le sue scalate su ghiaccio, su misto, su Ben Nevis, dove anche qui lui è al top del mondo. Quindi, cioè, sicuramente questa, a mio avviso, è la... questa introduzione penso che avrà modo meglio lui di spiegare questi concetti. Infatti lo chiamo tra di noi. You can come here, Dave. Hi, thanks for inviting me to Italy. Really good to be here. Ok, io farò una traduzione tra virgolette simultanea di quello che dice Dave dall'inglese. Ringrazia di essere venuto qui. I guess you were explaining a little bit about the chat. Yeah, I said about something about the thread and about your ascent and your style of climbing, your mental aspect and that stuff. Okay, so tonight I'll tell you a bit about maybe three or four climbs of mine, all new routes in Scotland or in the Scottish Highlands. Allora, stasera fa vedere dei filmati a proposito di qualche salita, tutte in Scozia, in stile tratto. So, I began climbing when I was 15, and what the first motivation for me to climb was to explore the mountains, because we have lots of really beautiful mountains around Scotland. Ha iniziato a scalare a 15 anni e la sua prima motivazione è stata quella di esplorare le montagne, perché ci sono un sacco di montagne bellissime in Scozia. The where I started to climb, this is a place called Dumbarton Rock, just near Glasgow. Qua è il posto dove ho iniziato a scalare, Dumbarton Rock, che è vicino a Glasgow. And it's unusual because it's right in the city, so instead of being an adventurous place that's very remote, like the mountains, you have to share the cliff and the place to climb. Che stavano con lui sotto i boulder e le rocce. So where we have our adventurous climbing on the rocks, their pastime is drinking alcohol, the buckfast, and fighting. Mentre lui iniziava a scalare le montagne, questi qui erano. It was interesting for me because I could feel that climbing is just one way to spend your time as a young person, and it's not so different from other cose.
So when you're trying to concentrate on climbing, the other people are around and they are shouting at you on the rock and trying to make you fall off. Praticamente mentre lui stava cercando di concentrarsi per scalare, gli altri erano lì sotto a gridare e cercavano di farlo cadere giù dai boulder. But it was interesting for me because for those people that are spending time at the rock, there are two types of people. Someone who they can beat up and someone who can beat them up. And they're not sure if climbers are fit into which category. Lui ha realizzato che ci sono due categorie di persone, quelli che ti incitano, diciamo, per farti salire e quelli che invece cercano di scoraggiare la tua salita. E lui dice che gli arrampicatori spesso appartengono a entrambe le categorie. E9 in the world. Questa è una via molto famosa, è Indian Face. È stato il primo E9 nel mondo e il posto è in... Where is it, Dave? In Wales. In Wales, era Wales. And this climb is hard because you must not fall off. Most track climbs around the world are climbed with no bolts because there is a crack and it's easy to place protection that will keep you safe if you fall off. But in the UK we do the opposite, we climb where there's no crack. Questa via è famosa perché non devi cadere. La maggior parte delle salite che sono fatte in stile track sono su fessure, quindi vanno a cercare le linee dove puoi mettere le protezioni. Invece in Inghilterra vanno al contrario, cercano di scalare trad ma su linee che tra l'altro non puoi neanche proteggere. And when I was at the start of Indian Face, I've thought about this climb for many years, and when I got there, I wasn't sure what the best thing was. I think I was thinking, should I think nothing, or should I be really confident and believe I can do it? And I wasn't sure what was the best thing to think. Quindi ha iniziato a scalare, però non era molto sicuro di quello che stava facendo e nella sua testa aveva un po' di domande, tipo era questo il momento giusto per essere lì, ma cosa succede se cado, eccetera, eccetera. Sulla cima in cima alla parete praticamente 10 minuti prima del termine delle 6 ore, quindi era un po' complicata la cosa. So I had all the advantages and disadvantages of each climb, but I said that the blue route would be the best climb to do because it goes through all the steep roofs and it looks amazing, but it's so steep that I can't get in on the rope to see if there's holes all the way, so I think it's too risky for the program, so we should leave that. And I asked them what we should do, and they all emailed back and said we have to do the blue route. Gli ha parlato praticamente il direttore un po' delle caratteristiche di tutte le vie e ha detto la blu è sicuramente la linea più bella, però non sono riuscito a capire bene se si può passare o no perché attraversa una serie di strapiombi, quindi potrebbe essere un po' rischiosa per il programma. Allora ho chiesto al direttore del programma quale via dovremmo fare e lui ha risposto dovete decisamente fare la blu. So one of the other challenges of filming and climbing in this area is the midges. Has anyone come across the midges before?
If you have seen them, you'll understand that this is one of the most serious situations you can have in climbing. Un'altra delle principali sono i midges, che sono peggio delle zanzare, sono questi insetti che se a qualcuno è mai capitato di provare a incontrarli può sapere quanto sono fastidiosi. I was spending all of this time. He got his rudder in the crank there, he puts the rope through the carabiner, and he'll breathe a sigh of relief now. He's got some protection in there. Brilliant, man. That was in some chocks. Extremely impressive, Cameron. It's so impressive. I mean, these really are cool. The ground is incredibly steep here. Go on, Dave. Now, we were talking about that being a good secure hole, but how many of us can hang on like that for, you know, for 30 seconds, 40 seconds? Very few of us, I would guess. You can see there's a bit of wind coming into the ground. And he's extending that rudder on a long sling so that higher up in the pitch doesn't produce too much drag and make it much more difficult to make up for the progress as the rope runs through all the gear and around this huge overhang. It was very important to me, and I tried for 3 years before I could climb it. Adesso parla di una salita che è stata molto importante per lui e che ha provato per 3 anni prima di scalarla. And I was sent this topo a few years ago, and I thought when I first looked at it that it was from the Dolomites or the Alps or somewhere in Norway or Canada, but it was in Scotland, and it wasn't even at a very top level of difficulty. Then this is perfect, because he said it's like you're playing Rhapsody on Warm Rock, but the crux would be at the very end of 450 meters of climbing. Uno dei due pretori l'ha contattato e gli ha detto: se stai cercando un progetto trad, questo sicuramente fa il caso tuo. I went to the top of the cliff and I abseiled down and started to clean the holds and remove some of the loose rock and try the moves. And I could see that the climbing was 8B plus standard, which is about maybe 90% of my physical limit. But the challenge was that there was all of this climbing, maybe 10 hours of climbing and a 3 hour approach to do before that. So I thought if I can do the whole climb and only lose 10% of my energy, then it's possible. Ha iniziato a calarsi da adventure there. But maybe it's important that it's the only option because it's the biggest cliff we have, so we climb it. Probabilmente lui dice che se questa parete fosse stata in Italia o in Svizzera non ci sarebbero state vie. Però lì a loro gli piace una parete di questo tipo perché è molto avventurosa, o forse perché essendo l'unica parete è un po' l'unica possibilità per aprire delle vie più lunghe. And another challenge for climbing in Scotland is our weather. In fact, it's the main reason that people don't come climbing in Scotland, because it's often rains and it's often very windy. And I've been to the hole with a few partners, and when we've been there, the weather's just been rubbish, and we've not been able to try it. And so, yeah, the pressure, and you've got to make the most of that. The first competition started this wall facing southwest, and it's like maybe the first 80 or 90 meters. The rock is really soft. The structure is so soft that it's all sand is coming off the surface, and if you brush away the sand, there's more sand underneath, and you can just keep brushing it away until you wear the whole way. And you have to climb totally on your balance, totally on your feet, and you can't really pull on any holds, you have to totally lean in. It's terrifying. So you just kind of have to not think about it, just think about the next move. We'll be right back.
I guess. Hey, thanks to Matthew for doing very well. Did a good job. I hope very well. You wouldn't know. Non puoi sapere. Sono qua per fare da, diciamo, Karen, anch'io, dopo averti ascoltato in inglese, after listening to English, no, I need to recover to Italian. Sono qui per essere da facilitatore per le domande, perché penso che qualcuno ci sia. Abbiamo visto veramente qualcosa che al mondo non è che fanno in molti, forse in tre, diciamo. Per cui lui ha portato anche tanti DVD e un libro che ha tradotto in italiano apposta per questa serata su come gestire tutto, dall'allenamento al controllo del peso. C'è qualcuno che ha delle domande per... If you're thinking this route is only important to me if I succeed, then you'll fail. Qualche altra domanda? Io ne ho una per te, ho visto lui è venuto qui con mamma, moglie e anche bambino piccolo. Ha cambiato qualcosa nella tua vita, l'arrivo nella tua vita professionale da scalatore, diciamo, estremo, ma non scalatore estremo sportivo, nel senso che tutti i tuoi progetti hanno bisogno di riuscire, necessità di riuscire, no? Perché sono molto rischiosi. L'avvento del bambino ha cambiato qualcosa nella tua gestione del rischio. Talking about your family, that you came here with all the family, and he asked if your kid changed something in your ascent, and especially in the managing of the risk you were taking. A lot of people ask me this question, I don't think that it changes it much for me, because my attitude has always been that these are dangerous climbs, but I want to climb them very safely. I want to always be very, very controlled, and it's a little bit different than these rock climbs, because there is not so much the objective dangers of avalanche and rocks coming from above. There are things that you can't control. Almost all the dangers you can control. Molta gente gli fa una domanda di questo tipo e lui dice che per lui non è cambiato moltissimo, perché in realtà lui è consapevole che fa delle salite molto pericolose, ma cerca di farle nel modo, tra virgolette, più sicuro possibile, essendo consapevole di tutti i rischi che si va a prendere. Perché sì, di ringraziare e fare un grande applauso a lui. E un grande applauso anche a Matteo, perché oltre che essere un grande alpinista è stato un grande moderatore di serate e traduttore. Grazie Matteo. Adesso la serata continua, fuori c'è un buffet. Qua ci sono i libri di Delio, per cui potete venire con tutti i suoi DVD. Prossimo appuntamento, 10 maggio, Pietro Dal Pra, sempre qua a Sirtori. E seguiteci sul nostro sito www.df-medio-sport-specialist per tutti gli altri grandi appuntamenti. Grazie e buon proseguimento di serata. Grazie ancora.